salute, piccoli problemini di salute, tipo le ossa che fanno male. Un orecchio, l'orecchio sinistro che ho dei problemi e non si capisce per quale motivo, è da tanto tempo che ho questi problemi e non si capisce perché. Aspetta, orecchio sinistro hai dei problemi? Che Sì, tipo è come se si chiudesse all'improvviso e poi incomincia a uscire sempre un liquido. Io sono sempre con le gocce nell'orecchio. di problemi? Un liquido? Che tipo di liquido? È un liquido trasparente. Ma l'hai fatto analizzare? No, allora io sono stata al controllo con la dottoressa, con l'otorino, eccetera. L'otorino me l'ha pulito l'orecchio, mi ha detto, vabbè, non ti preoccupare, questo guarirà. Non è mai guarito. Ritornando, lei ha pulito sempre l'interno, eccetera, però a periodi questo qua mi succede spesso. È come se si riempisse di questo liquido e poi mi devo mettere su quel lato per farlo uscire e allora incomincio a sentire di nuovo bene. Però È questo come se... liquido non l'hai fatto mai analizzare, No, no. no? E così a prima vista i medici non ti hanno saputo dire niente? No, niente. Un liquido trasparente. Sì, è trasparente. Ok. C'era troppa luce, dava fastidio. Ok. Questa è una. La seconda. Poi, a periodi sempre ho i piedi che si spaccano tutti, fanno delle bolle, queste bolle poi io fanno prurito da morire, li tocco e esce fuori sempre questo liquido. Lo stesso liquido che esce dall'orecchio. No, l'odore è diverso. Ora mi stanno succedendo delle cose tipo... mi stanno venendo dei pruriti strani in un braccio sinistro e sulla guancia, la parte sinistra sotto l'occhio. Così all'improvviso arriva e mi parte questo prurito che è come se mi avesse morso un insetto, ma non c'è niente. E nel braccio. Sopra il polso, sempre braccio sinistro, E prurito nel polso sinistro pure? sopra nel braccio, non proprio nel polso, All'avambraccio. nel braccio, sì, avambraccio. All'avambraccio sinistro. Ma questo da quando? Questo, il prurito sia della guancia che dell'avambraccio, saranno un paio di mesetti, così all'improvviso. Il liquido all'orecchio è già da un paio. Da un annetto e mezzo, 2 annetti. Allora, 2 mesi il prurito. E 2 anni, 2 mesi, scusami, ti ho detto, da 1 anno l'orecchio, Da più di un anno, da un annetto e mezzo, 2. no? 1 anno e mezzo, vabbè, 1 anno e mezzo, ok. Altro? Niente, questi pruriti così vari, alla guancia appunto, così come all'avambraccio. Questi dolori alle ossa è come se all'improvviso si bloccano le mie ossa, tipo le ginocchia ce le ho avute da sempre, da quando ero piccola, mi si blocca il ginocchio, devi dare dei calci a vuoto per poter riprendere. Ogni tanto anche le mani, le dita, i mignoli della mano si bloccano, tipo crampi, così, all'improvviso. E mi congelano all'interno le dita. I mignoli mi si congelano proprio all'interno. Metto congelamento dita e poi ossa cosa metto? Perché le ossa in generale credo, no? È un problema Ossa in generale. generale, sì, in generale nel senso appunto le ginocchia, il gomito. Il congelamento dita mano e E poi le per ossa che le fanno male il gomito. ossa solo il Gomito, gomito, le ginocchia, le le giunture. articolazioni. Sì. Sì. Giunture dolorose, no? Altro? Allora, poi che abbiamo? Tosse, una tosse strana, soprattutto la sera quando vado a letto. Destra. È una tosse molto secca, fa da quando Da quando ce l'hai? ero piccola. Da sempre.
senza una ragione apparente, no? Senza una ragione apparente, controlli e cose varie, non c'è mai stato niente. Io fumo, sono una fumatrice, vorrei smettere di fumare, ci sono anche riuscita per volontà mia, perché ho una buona forza di volontà quando voglio. Oggi non lo voglio fare perché ho paura di ingrassare, ti dico la verità. Questa tosse mi viene quando sono giù, quando sono o troppo nervosa e non me ne rendo nemmeno conto, oppure quando sono a letto appunto prima di addormentarmi, c'ho sempre questa mezz'oretta di tosse così. Non dormo bene la notte e quindi ogni tanto capita che chi ho avuto accanto mi dice c'è sempre questa tosse. Mi sveglio, non dormo bene da un po' di tempo, non dormo bene. Quanto La notte io mi sveglio, se vado a letto, che so, per le 10, alle 2 già sono sveglia a guardare in giro per la TV per vedere cosa c'è e poi mi riaddormento. questo da quanto tempo a questa parte? Da un annetto. Ah, quindi cosa recente? Va bene. Non so se poi è la vecchiaia, questo non lo so. Non credo che tu abbia ancora un'età per avere questi problemi. Ah. Comunque, andiamo a vedere in ipnosi, andiamo a vedere. Poi ho dei blocchi, ti spiego. Io sono separata da tanti anni, ho avuto dei grossi problemi con mio marito perché alzava le mani e tutto il resto, quindi queste cose a me mi sono rimaste un po', tipo i traumi, se qualcuno cerca all'improvviso, mi alza una mano anche solo per abbracciarmi, io già mi tengo perché ho paura. Queste cose comunque sono stati anche dei blocchi che io poi ho avuto anche con altre persone, perché naturalmente non riesci, c'hai sempre la paura. Per delle cose che hai subito prima, quando uno alza un attimo la voce ti guarda un po' male perché si incavola, io già penso a tutte queste cose. Così come ci sono delle cose che io ho dimenticato e c'è stato un periodo che all'improvviso, è presente tipo un cassettino come se si apre dalla memoria, guardavo una strada, qualcosa, ma quel ricordo mio, guarda questa cosa, mi sta ricordando questa cosa che non ricordavo più da tanto tempo. Cioè questi flash così, io li chiamavo flash. E dopo il matrimonio una relazione che ha funzionato non c'è stata. Ci sono state delle relazioni lunghe, delle convivenze lunghe, però non sono mai andate bene. Sempre per delle cose che poi, più o meno grandi, delle bugie che non riesco a superare. Perché mi sembra che già le piccole cose giornaliere possono poi diventare troppo grandi e se dici bugie sulle piccole cose, figuriamoci le cose grandi. Cioè, queste piccole cose che io mi porto dietro, penso per la prima storia subita. Va bene, c'è dell'altro? No, penso poi proprio. No. Una tosse che ti. Ecco, Hai riempito un quaderno. beh, quindi penso che basta così, no? Chiaro, noi quello che possiamo fare con l'ipnosi è vedere un po' i disturbi fisici, qual è la causa, a livello dove ti porta l'inconscio, dove ti porta il tuo inconscio, a quale tipo di causa ti porta e se è qualcosa che si può lavorare. In quelle dimensioni bene. Questo sì si può fare. E poi andiamo a vedere un po' tutto il resto. D'accordo? Cominciamo. Quando sei pronta, Patrizia, cominciamo pure. Possiamo iniziare, se Antonella sta zitta, perché ecco, va bene. Ok. Mettiti comoda, Patrizia. Sono comoda. E Sì, di lato? Vuoi farla di lato? come mi devo mettere? Non ne ho, Ti mi devi devo mettere alzare? dritta, come hai rimessa prima, No, devi no, mettere, devi mettiti fare comoda, questo magari a film. pancia in su, però se ti metti di lato poi magari cominci a stancarti durante la sessione, cominci a. Allora, aspetta un attimo che mi alzo la schiena proprio, tanto Ti ho detto non. di girarti solamente per il botta risposta, domande e risposte, ma non per Ah, altro. ok, quindi ora io mi posso Non girare questo film. E ti guardiamo di profilo, e adesso mi guardi. niente. Va bene così. No, se no stai troppo, troppo
troppo scomoda per tutta la durata della sessione. Ok. Bene, Patrizia, chiudi gli occhi e cominciamo la prima fase di questa sessione, che è la fase del rilassamento del corpo. In questa fase di rilassamento io ti accompagno con le mie parole e lo faccio anche contando verso il basso, contando dal 10 al numero 1. Mentre conto verso il basso, mentre vi parlo, il tuo corpo lentamente si rilassa. Dieci. Da questo momento ogni movimento attorno a te, ogni rumore attorno a te, non ti distrae, anzi, tu lo usi per rilassarti ancora di più. Corpo si rilassa sempre di più. E ad ogni mia parola il tuo corpo si fa sempre più pesante. Senti che è pieno, che lentamente si fanno pesanti. Adesso puoi anche sentire i tuoi polpacci e le tue ginocchia appesantirsi sempre di più. Sette. Puoi sentire anche le tue cosce appesantirsi sempre di più. Si fanno sempre più pesanti e affondano nel materasso lentamente. Sensazione è molto piacevole. Sei tranquilla e rilassata.
Delle mani, le mani, le dita delle mani, tutto pesante, tranquillo.
Adesso, prima di cominciare, ti faccio qualche domanda. E ad ogni risposta che mi dai, ti rilassi sempre di più. Il tuo corpo si fa sempre più pesante. Adesso dimmi, in questo momento, la tua testa è vuota o stai pensando a qualcosa? Sento ogni tanto una sirena. La sirena è a Madrid, è sotto casa mia. No, non sto pensando a nulla. È dal pianeta Terra ancora, ancora siamo qua nel pianeta Terra. Da questo momento, da questo vuoto, partiamo con una serie di ricordi. Adesso tu non devi fare altro che lasciare che la tua mente scelga un ricordo. Io conto 1, 2, 3, gli altri tre. Sei in un ricordo qualsiasi, uno qualsiasi. Lascialo scegliere alla tua mente, al tuo inconscio. In questo ricordo, sei piccola o adulta? Sono adulta. Quanti anni hai? 19. Il ricordo è di giorno o di notte? È di giorno. Sei da sola o con qualcuno? Sono con qualcuno. La giornata è calda o fredda? Siamo in maniche corte. Siete in un luogo interno o all'aperto? Interno. Chi c'è accanto a te? Mio marito. Cosa sta succedendo? Stiamo litigando. Qual è il motivo del litigio? Non lo so. Cosa ti sta dicendo? Vedo solo l'espressione, non le parole. Lui come è vestito? Una maglietta. Tu come sei vestito? Non lo vedo. Guardati i piedi, dimmi se hai delle scarpe o se sei scalza. In questo momento come ti senti? Non lo so, vedo solo questa immagine.
Lui che è arrabbiato, ma si vede dalla faccia. In questo momento le tue emozioni quali sono? Cosa senti? Hai paura? Non sento nemmeno tanta paura, lo sto ascoltando, mi sento pesante. Senti rabbia? No. Adesso andiamo a un altro ricordo, qualsiasi, uno che sceglie la tua mente. Al mio tre, cambia ricordo. Adesso dove sei? Sono in campagna. Ho Quanti anni hai? anni. Piccolo. Sei con qualcuno? Vedo un'immagine, sono io che corro. Verso dove corri? Si vede dove. È un giorno di sole o cupo? Non lo vedo, vedo correre. Perché stai correndo? Stai scappando da qualcosa? Perché No, sono contenta. sei contento? Non lo so. Sorrido. A sentire gli odori della campagna. Quali odori senti? Sento. Prova ad ascoltare i rumori della campagna. Dimmi se senti degli uccellini, se senti il fruscio delle foglie, dimmi quali rumori della campagna senti. Bene, adesso andiamo a un terzo ricordo. Sento. Va bene, sì. Va bene così. Importante arrivare al ricordo. Adesso andiamo a un terzo ricordo. Però stavolta andiamo a un ricordo, andiamo a un momento ben preciso. Andiamo al momento in cui si origina, si forma, si crea la tua strana tosse secca. Lascia scorrere le immagini, lascia che il tuo cervello, il tuo inconscio scelga il momento, lui sa qual è. Tu non devi pensare, lascia che sia il tuo inconscio a fare tutto il lavoro. Uno,
In camera, è la mia camera. Quant'anni 10, 11. hai? Cosa stai facendo in camera? Sono sdraiata, non sono alzata, ma sul letto. C'è qualcuno con te in camera? Mia mamma. È giorno È notte. o notte? Cosa ha fatto mamma? Mi sta vicina. C'è questa tosse. Mia mamma sta vicino a me. Adesso vai un po' più indietro. Vai indietro nel tempo e vai al momento in cui tu hai il primo attacco di tosse, il primo in assoluto. Vai a quel momento. Sei già lì, me lo dici. Non vedo nulla. Vai un po' più avanti nel tempo, avanza un po' e vai al primo momento che vedi con la tosse. Adesso ritorneremo carico. Adesso andiamo a un altro momento. Io conto da 1 a 3 e al mio 3 tu sei al momento in cui si forma, si crea il tuo problema, quello che avevi all'orecchio sinistro, quel liquido. Al mio 3 vai al momento della causa, al momento che questo occorre. 1, 2, sono a casa.
18. Cosa stai facendo? 20. Cosa fai in questo momento? Sono verso la mia stanza. Sei solo nella tua stanza? È giorno o notte? È notte. Tu in questo momento cosa stai facendo? Sto camminando nel corridoio. Vai avanti, che succede? C'è mio padre che è arrabbiato. Vediamo cosa succede. Lui è di fronte a me. Fatto tardi. Si arrabbia. Mi dà uno schiaffo. Dove te lo dà lo schiaffo? L'orecchio. Sul sinistro. Sì. Continua, dimmi cosa succede. No. Me ne vado in camera. Adesso fermati un attimo, ferma il tempo, ritorna di fronte a tuo padre subito dopo che ti ha dato lo schiaffo e ferma il tempo lì, appena dopo ricevuto lo schiaffo. Ferma l'immagine, ferma il tempo. Adesso voglio che tu guardi questa stessa scena da un altro punto di vista, in modo che puoi guardare tuo padre e te stessa. Scegli qualsiasi punto e mi dici quale scena. Punto hai scelto. Sono dietro di loro. Tu e lui. Sì. Adesso voglio che tu guardi questa immagine come una piccola particella di energia. Ti puoi spostare in qualsiasi punto dell'immagine. L'immagine è ferma nel tempo. E tu puoi muoverti in questa immagine ferma nel tempo. Per te il tempo non esiste. Puoi muoverti in questa immagine ferma nel tempo. E adesso entra nel tuo orecchio sinistro. Entraci dentro per vedere cosa è successo nel tuo orecchio. Entra dentro. Quando sei dentro il tuo orecchio, me lo dici.
nel collegio. Non vedo nulla. Dove sei adesso? Fuori o dentro il corpo? Fuori. Non riesci ad entrare nell'orecchio? No. E allora? Guarda il tuo corpo come se fosse dietro una macchina a raggi X. Fagli una radiografia. Guardalo in maniera energetica. Fagli una bella radiografia con l'occhio della tua mente. Lo stai guardando dall'esterno. Fai una bella radiografia a tutto il tuo corpo e poi compara le orecchie, la parte interna delle orecchie. Guarda la sinistra. Guarda la destra e dimmi quali sono le differenze. Guarda l'energia che in questo momento sta avvolgendo le orecchie. L'orecchio destro. Di che colore? Non ci riesco. Andiamo a un altro momento legato al liquido nel tuo orecchio sinistro. Un altro momento. Al mio 3 segni. Uno. Due, dove sei? Non vedo nulla. E allora andiamo da un'altra parte. Andiamo alla causa del tuo prurito. Il tuo prurito sul braccio, sulla guancia, sull'avambraccio. Andiamo prima al prurito della tua guancia. Andiamo a vedere qual è la causa, come si è formato. Al mio 3, 6. 1, 2. Sei Patrizia? Sono sdraiato. In che posto sei? In che luogo? Nella mia camera. Ora sono grande. In questo ricordo, quanti anni? Se ricordo, È un'immagine che vedo. no? Un'immagine recente? Sì. Tu stai dormendo? Sì. C'è qualcuno con te nella stanza? No. Che ore sono? Se non ti arriva l'informazione fa niente, non tutto deve arrivare. Che succede? Male. È come se io mi stessi vedendo da sopra. Bene, è così che deve essere. Guardati da sopra e dimmi cosa succede. Vai avanti nel ricordo.
sto dormendo. E prende questo prurito. Inizia a grattarmi. Ascolta, ferma l'immagine. Ferma. Non guardarti fisicamente. Guardati energeticamente. Tutto è energia, anche la materia. Guarda il tuo corpo e dimmi come lo vedi, di che colore lo vedi, energeticamente. Se riesci, se no niente, facciamo un'altra. Proviamo con un altro video. Vai avanti, che succede? Continua. Ti gratti? Mi Cos'è che ti grattano. sta... Guarda cos'è che ti sta dando prurito. Fai attenzione, guarda la guancia. Cosa ti sta dando prurito? Non vedo niente. Vai avanti, vediamo cosa succede dopo. Vai avanti. Sono disturbato, mi gratto, sto grattando la guancia. Giro. Niente. Adesso vai al momento in cui ti gratti la guancia ed entra nel tuo sogno. Guarda cosa stai sognando. Puoi farlo. Di' a te stessa di mandarti le immagini del tuo sogno telepaticamente. Tu cominci a vedere il tuo sogno, quello che stai sognando in quel momento. Cosa stai sognando? Vedi il tuo sogno? No. Vai a un altro momento dove si è originato il prurito alla guancia. 2, 3. Dove sei? Dal dermatologo. Dal dietologo? Dal dermatologo. Che succede? Vedo lui.
alla fine. E che succede davanti? C'è una macchia nella Dove? guancia. Sì. La sta guardando il dermatologo? Ma Cosa mi dici? niente, passerà. Adesso, Patrizia, proviamo un altro metodo per andare più veloci, perché l'informazione ti arriva molto lenta e molto filtrata. Nel frattempo, io ti riporto indietro, da dove siamo partiti, ti riporto al presente. E lo faccio contando da 1 a 5. Tu adesso ti stacchi da qualsiasi ricordo. Adesso la tua mente è vuota. Adesso ci sono solo le mie parole. Io adesso conto da 1 a 5. E mentre conto, rientri nel tuo corpo. Comincia a sentire il tuo corpo rilassarsi e alleggerirsi. Puoi cominciare a sentire che si alleggerisce dai piedi. Adesso puoi sentire i tuoi piedi molto leggeri. Anche le tue gambe sono leggere, polpacci, ginocchia, cosce e bacino. Le tue gambe sono molto leggere e ad ogni respiro si fanno sempre più leggere e la sensazione è meravigliosa. Leggere. Muscolo della tua schiena si fa leggero. Tutta la tua schiena, il tuo petto, il tuo ventre sono leggeri. E la sensazione è meravigliosa. 3. Anche le braccia adesso sono leggere, fino alle mani, fino alle punte delle dita. Che la testa si fa leggera. Adesso tutto il tuo corpo è leggero. Completamente. Sei rilassata, leggera, tranquilla, serena. Li ho aperti. Come ti senti fisicamente? Leggera. Allora, io vorrei provare un altro metodo, se Antonella permette. Sì. C'è Antonella lì? Sì. Posso andare in bagno? Sì. Sai cosa facciamo? Un Se tu attimo. permetti, Sì. Antonella permette, va Antonella in ipnosi e guarda te. Va bene. Ok. Arriva l'informazione molto lenta, molto filtrata e perdiamo molto tempo. Poi ti stanchi, ti scarichi. Sì, vai in bagno. Ok. Antonella, vai tu in ipnosi per Sì, Patrizia? sì, sì.
Dov'è il microfono? Aspetta. Mi senti bene? Benissimo. Ok. Quindi, per chi sta guardando il video, Antonella si sta prestando per andare in ipnosi e lavorare per Patrizia, perché Patrizia va in ipnosi, però molto lenta, e abbiamo tanti punti da toccare, ne abbiamo 2, 4, 6, 8, 9, una decina di punti, quindi è preferibile farlo con una persona che vada più veloce. Vediamo come va Antonella. Antonella, rilassati, cominciamo la prima fase. Come sai, è la fase del rilassamento del corpo. Ti vedo quasi preoccupato. Guarda che non esce fuori nessuno, non ti mangia nessuno. No, ok. Ok, i primi 10 minuti rilassiamo il corpo. Tu l'unica cosa che devi fare è ascoltare le mie parole. Io conto da 10 a 1 verso il basso, come faccio sempre, e nel frattempo ti guido, guido il tuo corpo a rilassarsi, pezzo per pezzo. Comincio a farlo dai piedi. 10 e i tuoi piedi cominciano ad appesantirsi lentamente. Puoi notare che ad ogni respiro, ogni volta che butti fuori l'aria, i tuoi piedi si appesantiscono lentamente, ogni volta sempre di più, lentamente. Senti che questo senso di pesantezza, di tranquillità, comincia ad arrivare anche alle caviglie. Comincia anche ad attraversare i polpacci, gli stinchi, e arriva fino alle ginocchia. Adesso la parte bassa delle tue gambe, dalle ginocchia verso il basso, verso i piedi, è pesante. Questa parte sprofonda verso il basso lentamente, nel materasso, lentamente. È una sensazione piacevolissima, di tranquillità. Adesso puoi anche sentire le tue cosce appesantirsi lentamente. Le senti andare verso il basso, appesantirsi, affondare nel materasso lentamente, comodamente. Il bacino si appesantisce e sprofonda insieme alle gambe, nel materasso, lentamente. Dal bacino ai piedi, il tuo corpo è piacevolmente e comodamente pesante, affondato nel materasso.
passano le guance. Si rilassano le labbra. Se la tua mente si è svuotata o se stai pensando a qualcosa. Si è svuotata. Andiamo ad un ricordo. Uno qualsiasi. Se ne ricordo, me lo comincio a descrivere. Momento lontano o recente. Non mi viene in mente niente. E senti di essere in un posto chiuso o aperto? Chiuso. Questo posto chiuso. Senti che è un posto caldo o freddo? Freddo. Ed in questo posto senti di essere sola o con qualcuno? Sola. In questo posto, in questo momento, è notte o giorno? Notte. Come dentro una scatola. La posizione sdraiata, accovacciata, seduta, qual è la tua posizione? Alzata. Disorientata. In questa scatola, quanti anni senti di avere? Ragazza giovane.
Nel ventennio. Adesso vai avanti in questo ricordo, vai un po' più avanti fino a quando succede qualcosa di importante. Avanza un po' nel tempo. Che succede? Non riesco a vedere niente. Adesso quindi immagina di guardarti dall'alto, lì dove sei, nella stanza, dove sei sdraiata, dove stai ascoltando. Immagina di guardarti dall'alto e dimmi da che punto della stanza hai scelto di immaginarti. Dal lato sinistro rispetto a dove sono io. E da quel punto esattamente cosa vedi? Oltre Mie sorelle. te. Le tue sorelle sono sedute? Immaginando sedute, non riesco a vedere bene. Va benissimo così. Adesso non riesci a vedere bene, quindi cambia immagine, cambia filtro. Metti il filtro energetico. Guarda tutta la stanza, guarda te, guarda le tue sorelle, però sotto forma di energia, sotto forma di colore, sotto forma di impulso elettrico. Cambia il filtro in modo che puoi risaltare l'immagine. E dimmi con quale colore ti vedi tu. Adesso guarda le tue sorelle. Chi è più vicino a te? Loredana. Adesso guarda Patrizia. Sì. Adesso devi chiedere a Patrizia, però, non a voce. Come se parlassi con lei con la mente, devi chiederle se ti dà il permesso di un contatto telepatico con te. E la risposta che ti arriva alla mente, la prima, è quella che mi dici. Cosa ti rispondo? Sì. Adesso di a Patrizia che ti invii le immagini relative al momento in cui si è originata, si è creata la sua tosse secca. Io conto da 1 a 3 e tu vai al momento in cui Patrizia ha avuto il problema della tosse secca, dove tutto è cominciato. 1,
siete. Ti vedi con lei o vedi solo lei? Vedo dall'alto, ma non riesco a comunicare. Facciamo provare a Loredano. Sì. Allora, io adesso conto nuovamente al contrario. E conto dall'1 al 5 e nel frattempo tu rientri nel tuo corpo, nella tua mente, al tempo presente. Senti i tuoi piedi, leggeri, non sono più pesanti come prima, sono leggeri. E anche i tuoi polpacci sono leggeri, le tue ginocchia sono leggere e anche le tue cosce sono leggere. Adesso tutte le tue gambe sono leggere, non sono più sprofondate nel letto, ma stanno quasi volando e la sensazione è meravigliosa. Singolo muscolo della schiena si alleggerisce, le tue spalle si alleggeriscono, il tuo petto si alleggerisce e il tuo ventre si alleggerisce. Adesso il tuo corpo è leggero, ti sembra di volare, è una sensazione meravigliosa. Braccia si fanno leggere, le tue mani. E ti senti bene, una sensazione di benessere lungo tutto il corpo. Quando vuoi, apri gli occhi. Sensazione hai, Antonella? Il mal di testa che avevo, che mi stava lancinando da ieri sera, non ce l'ho più. Beh, almeno qualcosa è servito, no? Almeno a questo, perché stamattina, guarda, non mi mollava questo mal di testa, che ce l'ho qua, ce l'avevo qua. Però Guarda, se me lo dicevi avremmo visto il tuo mal di testa. io poi, infatti, questo è un problema che devo risolvermi, perché io ho un mal di testa troppo strano. Ma avresti potuto dirmelo, nel frattempo avremmo potuto lavorarci un E po'. Vabbè. infatti, ti lascio con Loredana. Se Loredana vuole provare lei, diciamo Sì. così. Beh, vediamo se riesce, perché io non sono riuscita, mi sono resa conto che non riuscivo a vedere niente. E Pierri dopo le cose. Può darsi. Va bene. Vieni Loredana, provaci tu. Perché non riusciamo? Perché tu, le sessioni che io vedo che tu pubblichi, vedo le persone fluidamente che. Sì, è un 10% che non riesce. A volte ci proviamo un'altra volta se la persona è leggera, cioè se una persona non riesce, magari un giorno successivo che già capisce che la situazione non è come pensava. Non è niente di speciale, è semplicemente un rilassamento. Quando capisce che era questo realmente, la seconda volta va molto più tranquillo, rilassato ed entra Ah, normalmente. ok.
può capitare. Io ti ho visto subito molto nervosa, Sì, preoccupata. sono tesa. Perché avete come dei, come dire, non dei pregiudizi sull'ipnosi, però dei punti di vista, che fanno sempre l'ipnosi chissà come che cosa, invece è qualcosa di molto semplice, spontaneo e naturale, niente di che. Sì, può essere questo, siccome non l'abbiamo provata mai, ma volevamo provarla questa esperienza, però sai. Allora, ti lascio con Loredana. Ciao. Ciao. Ciao Calogero. Ciao Loredana, provi tu? Provo io, l'ultimo tentativo. Altrimenti? Non abbiamo più alternative, eh? Le abbiamo finite. Ok. Cominciamo. Adesso la prima parte la dedichiamo al rilassamento del corpo, i primi 10 minuti. E nel frattempo, mentre il tuo corpo si rilassa, io conto verso il basso, conto dal numero 10 al numero 1. E mentre lo faccio, il tuo corpo lentamente va sempre più giù, si appesantisce lentamente. Puoi sentire che ad ogni respiro il tuo corpo si fa sempre più. Sentire i tuoi piedi appesantirsi lentamente e affondare nel materasso sempre più giù, lentamente. Adesso puoi sentire i polpacci appesantirsi e affondare nel materasso lentamente. Ed anche le ginocchia sono sempre più pesanti. Adesso anche le cosce si stanno facendo molto pesanti e le senti andare sempre più giù, lentamente. Bacino è pesante. Va sempre più giù.
parte inferiore del tuo corpo è pesante. Le tue gambe sono pesanti. Le affondano nel materasso verso il basso, lentamente. Adesso anche la tua schiena è pesante, comincia a farsi sempre più pesante, dal basso verso le spalle, ogni singolo muscolo della tua schiena si appesantisce. Sprofonda verso il basso sempre di più, comodamente, tranquillamente, piacevolmente. Pesante, comoda, molto comoda. Cinque. Adesso senti. Sempre più pesante, ad ogni parola sempre più pesante. Senti anche le tue spalle appesantirsi e andare giù lentamente. Senti il tuo petto appesantirsi, il tuo ventre appesantirsi e affondare comodamente verso il basso. La sensazione è piacevole, molto piacevole, e ti senti tranquilla, piena di pace, con una sensazione di benessere lungo tutto il corpo. Senti che anche le tue braccia adesso sono molto pesanti, fino alle mani, anche le tue mani sono molto pesanti. Ti senti comoda e tranquilla e tutto il tuo corpo va giù, si affonda, affonda nel materasso, lentamente, sempre di più. Adesso anche la tua nuca si fa pesante, la tua testa si fa molto pesante e affonda comodamente nel cuscino, lentamente. Dove vai sempre?
si rilassa la tua fronte, le tue guance, questo momento qualsiasi rumore o qualsiasi movimento attorno a te non ti distrae, ma ti manda sempre più giù, ti rilassa sempre di più. Uno, pesante. Adesso, prima di cominciare, ti faccio una domanda. In questo momento, stai ricordando qualcosa? È vuota. Ottimo. Adesso da qua andiamo ad un ricordo. Io conto da 1 a 3. E al mio 3 tu vai ad un ricordo, uno qualsiasi, uno che la tua mente sceglie, la tua parte inconscia. Lascia che sia questa parte a sceglierlo per te. Al mio 3 sei 1, 2, 3. Questo ricordo, cosa sta succedendo? Sono una bambina. Quanti anni hai? 6-7 anni. Dove sei? A casa. Chi c'è con te? Sono sola. Cosa fa una bambina di 6-7 anni sola a casa? Perché sei sola? Sono sola nella stanza. Quale stanza?
della TV. Cosa stai facendo lì? Ho in mano una maschera. Qual è questa Una maschera di carnevale. maschera? Come è fatta la maschera? Maschera che copre l'intero viso con l'elastico dietro. Di che colore è la maschera? È nera, è di un altro colore. Avanza un po' in questo ricordo, leggermente in avanti nel tempo, e dimmi cosa succede. La maschera si mette a fischiare. Perché si mette a fischiare? È un fischio continuo. Mette paura. Perché fischia? C'è qualche... È un giocattolo che fischia. No. È una maschera con un elastico, plastica. Non può fischiare. Vediamo cosa succede. Vai avanti. La butto a terra e scappo via. Vado da mia madre, piangendo. Lei mi dice che non può essere. La raccoglie. La maschera non fischia più. Adesso torna indietro nel tempo. Vai al momento in cui hai questa maschera in mano. E quando sei lì, con la maschera in mano, me lo dici. Ora. Adesso osserva esattamente da dove arriva questo fischio. Se vuoi, puoi guardare la scena da fuori del tuo corpo. Guardala dall'esterno del tuo corpo. Scegli un punto nella stanza e dimmi da quale punto scegli di guardarla. Sulla porta. Adesso dalla porta guarda te con la maschera e dimmi chi è o cos'è che sta facendo fischiare la maschera. Dimmi cosa vedi, prima di tutto. Come vedi la scena da lì? Racconta. Vedo me, tengo la maschera. Fischio viene dal basso. Dal basso dove esattamente? Osservalo. La maschera è rivolta verso il pavimento e si mette a fischiare.
Sento che c'è qualcos'altro, ma non riesco a vedere. Adesso io conto da 1 a 3. Quando dico 3, appare chi o cosa sta facendo fischiare la maschera al mio 3. 1, 2. Chi sta fischiando? Non si vede niente. Andiamo avanti a un altro ricordo. Che la tua mente scelga un altro ricordo. 1, 2. Adesso dove sei? Sempre in quella stanza. Quattordici. Sì. Sono sdraiata sul divano. Sto male. Ho la febbre alta. Nulla, sento solo il malessere, il disagio. Avanza un po' in questo ricordo e dimmi se succede qualcosa di importante. Io sento sempre qualcosa in quella stanza. Questo qualcosa che senti è la stessa cosa che faceva fischiare la maschera tanti anni prima. Una presenza. Adesso esci fuori dal tuo corpo e guardati mentre sei sdraiata sul divano. Quando riesci a guardarti da fuori dal tuo corpo, me lo dici e andiamo avanti. Sì. Dall'alto. Adesso guarda questa stanza dall'alto, però non guardarla fisicamente, guardala spiriticamente o energeticamente. Guardalo con l'occhio della mente, non guardarlo con gli occhi fisici. Guarda quello che la mente riesce a vedere, quello che il tuo spirito riesce a vedere. Adesso sei fuori dal corpo, puoi vedere tutto quello che succede in quella stanza. Guarda esattamente la stanza, bene, in ogni suo punto, e dimmi
cosa che è strano. Cosa senti di strano? La sensazione che c'è qualcos'altro. In che punto della stanza? Vicino al divano, vicino al termosifone. In questo punto del divano è la parte dove tu sei sdraiata con la testa o con le Con le gambe. gambe. Concentrati su quella zona del divano e dimmi cosa senti o cosa vedi di strano. Sì. Adesso chiama questa cosa e digli di farsi vedere. Digli di non avere paura. Viene su. No. Come la vedi in questo momento? È fluttuante. A volte si vedono delle luci. Tipo uno spettro. Chiedi a questa cosa se è stata lei a fischiare, a far fischiare la maschera. Chiedigli perché l'ha fatta fischiare. Quella è la sua stanza. Non vuole che ci entri nessuno. Chiedigli da quanto tempo è morto. Lo sa. Era già lì quando voi siete andati ad abitare in quella casa, o è arrivato dopo? Era già lì. Adesso
Non riesco a capire. Adesso chiedigli come è morto. Guarda come è morto. Puoi metterti in contatto telepatico con questa cosa e vedere come è morto. O morto. Caduta dal balcone. Balcone di quella casa. Da quale balcone? Dal balcone di quella casa. Quella casa uomo, donna, maschio o femmina? È donna. Quanti anni ha al momento della morte? Dieci. Una bambina. Come si chiama? Come si chiamava la bambina? Emanuela. In che anno è morta? Qual è l'anno in cui è caduta dal balcone Emanuela?1968. Adesso chiedi a Emanuela, se lì in quella casa è triste o felice. È triste. Adesso chiedi ad Emanuela se vuole essere felice. Sì, si è smarrita, non sa dove andare. Tu Loredana, vuoi aiutarla? Prendila Sì. per mano. E quando l'hai presa per la mano, senza spaventarla, è smarrita, poverina. Me lo dici e andiamo avanti. Presa per mano. Adesso di a Emanuela di cercare attorno a lei per vedere dov'è la via d'uscita per andare via dalla materia e andare in quel posto pieno di energia e smettere di essere triste. In che punto lo vede?
Sul tetto. Sul tetto. Sul soffitto della stanza. Adesso Loredana, dimmi come la vedi, come vedi questa via d'uscita tu. C'è un buco con tanta luce dentro. Adesso Lore, Loredana, accompagni Manuela verso quel buco pieno di luce, verso quella via d'uscita. E quando sei lì, mi avvisi. Siamo lì. Siete già dentro o ancora no? Ancora no. Adesso Siamo dentro. siete dentro. Com'è dentro? Descrivimelo. Luce. Accecante, vedo solo luce. Chiede Emanuela come si sente È felice, ride. lì. Adesso aspetta, aspetta che qualcuno venga a prendere Emanuela. Sua nonna. Incontro felice. Come ti senti lì? Sto bene. Adesso chiede Emanuela se vuole rimanere lì o se vuole tornare dove era prima. Vorrei rimanere lì. Prima era buio, adesso c'è la luce. Adesso devi dire ad Emanuela che se vuole rimanere lì, deve uscire da tutti i corpi in cui era rimasta quando era in quella casa. E mentre esce da questi corpi, mi racconti, mi dici, Loredana, da quali corpi sta uscendo? Uno per uno. Guarda il tuo corpo. Dimmi se stava nel tuo corpo. Sì. Nel In che zona del tuo corpo stava? La pancia. Diego, di uscire dalla tua pancia. L'ho fatto. Adesso guarda se sta uscendo, se era anche nel corpo di Patrizia.
il corpo di Patrizia. In che parte del corpo? In quale parte? Il petto. Dì a Emanuela di uscire dal petto di Patrizia, di raccogliere anche questa sua parte di energia e portarla verso la luce. Mentre lo fa, mi racconti da dove e come esce. Esce dalla testa, vedo la luce che sale ed esce fuori dalla testa. Quando è uscita completamente, mi ha preso. E andiamo avanti. È uscita. Adesso guarda se era anche nel corpo di Antonella. Parte del corpo. La testa. Chiede Emanuela che problemi, che molestie o che fastidi ha provocato ad Antonella. Creava molta confusione. Esseri fisici. Confusione mi faceva innervosire. Altro? Qualche altro problema? Era lei che provocava mal di testa ad Antonella. Sì. Dile di uscire anche dalla testa di Antonella. E di andare verso la luce, di raccogliere tutte le sue energie e andare verso la luce. E mentre esce dalla testa di Antonella, mi dici come lo fa. Allarga le braccia, chiude gli occhi, si concentra. Chiama l'energia da lei. Esce sempre dalla parte alta della testa. Adesso chiede a Emanuela quali fastidi aveva provocato in te quando stava nella tua pancia. La
Loredana, puoi ripetere per favore che non ho capito. La timidezza. Problemi fisici. Forti mal di pancia. Altro. No. Adesso chiederà ad Emanuela quali fastidi aveva creato a Patrizia quando era nel suo petto. La respirazione. Qualcos'altro? Bronchiti. No. Chiedi a Manuela se ancora è presente nel corpo di qualcuno dei vostri familiari. Mio padre. Che parte del corpo era? La testa. Quali problemi aveva provocato il tuo padre? Nervosismo. Digli di uscire anche dalla testa di tuo padre. Quando è fuori mi dice. Sì, fatto. Adesso digli di uscire da tutti i corpi in cui ancora è. Da tutti i corpi contemporaneamente. E quando è completamente fuori, mi avvisi. Fatto. Adesso digli di uscire da qualsiasi cosa materiale in quella casa e quando l'ha fatto mi avvisi. Fatto. In quali oggetti era? Il divano e il termosifone. Adesso di Emanuela di andare via con sua nonna e staccarsi completamente dalla materia. E quando
quando la vedi sparire nella luce me lo dici. Sparita. Adesso Loredana, ti chiedo di metterti in contatto telepatico con tua sorella Patrizia e dimmi come la visualizzi in questo contatto telepatico. Sorridente. Adesso io conto da 1 a 3. Al mio 3 tu vai alla causa della tosse secca che tua sorella Patrizia aveva. Al mio 3 sei lì, alla sua causa, alla sua origine. Cosa vedi, Loredana? Vedo Patrizia neonata. Quanti mesi o settimane? Un paio di mesi. Dentro una cesta, una collina. Chi c'è con lei? Mio padre. Cosa sta facendo? Fuma accanto a lei. Guarda il momento in cui il corpo di tua sorella Patrizia reagisce a questo fumo e comincia a difendersi, comincia a creare questa difesa che la porta a tossire. Vai al momento esatto, qual è il momento? Mio padre si avvicina, me la bacia. E lei si mette a piangere. Per la puzza del fumo è troppa, non respira. Adesso ferma questa immagine, ferma il tempo. Adesso chiedi telepaticamente a tua sorella Patrizia, che ha 2 mesi in quel momento, chiedi se vuole liberarsi
di quella puzza, di quel fumo che non la fa respirare. Vuole liberarsene? Sì. Dille di prendere questo fumo, questa puzza, che in questo momento è energia, che quello che ha somatizzato è solo energia. Digli di prendere questo fumo con le sue mani e staccarlo da lei, portarlo via, buttarlo verso l'infinito, in modo che questa stessa energia si dissolva. E dimmi come lo fa. Prende con le sue mani e lo scaglia lontano. E adesso rivivi nuovamente la scena del bacio. Adesso che non c'è più quell'energia, quella difesa, e dimmi cosa succede. Sorride. Sta bene. Adesso io conto da 1 a 3. Al mio 3. Vai all'origine del liquido che l'orecchio sinistro di Patrizia produceva. Vai all'origine di questo liquido che fuoriusciva dall'orecchio sinistro. Al mio 3 sei lì. 1, 2. Ci sono. Vedo lei e suo marito che litigano. Però loro non mi vedono. Non ti vedono perché tu non ci sei fisicamente. Adesso sei lì con la mente, con lo spirito. Dimmi cosa succede. Suo marito le dà uno schiaffo molto forte nell'orecchio. Che anno è? Cerca un calendario. Se lo trovi, guarda l'anno, il mese e l'anno in cui è aperto. Non riesco a trovarlo. Chiedi mentalmente a tua sorella che mese e che anno è. Agosto. Non lo so, lei avrà avuto 20 anni, 19. Adesso, subito dopo lo schiaffo sull'orecchio, ferma il tempo e controlla nell'orecchio sinistro di Patrizia e dimmi che danno è stato provocato. Io vado 30 secondi di là, tu hai tutto il tempo per guardare nell'orecchio di tua sorella Patrizia, con calma, e quando
quando torno, mi dici quale danno è stato provocato nell'orecchio di Patrizia. Dimmi cosa vedi nell'orecchio di Patrizia. C'è qualcosa che si è rotto. Esattamente cosa? Piccolo legamento, qualcosa di molto piccolo, con un rivestimento leggerissimo. Adesso vai nell'orecchio di Patrizia, nello stesso orecchio però, adesso, in questo momento, in questo istante, in questo giorno, in questa stanza, e vai a vedere com'è l'orecchio di tua sorella Patrizia. Attualmente, il suo orecchio, adesso. Quando sei lì, lo dici. Ora. La stessa parte che si era rotta. Adesso come la vedi? Ha la pelle molto sottile, Fuoriesce? incrostata. Si lacera questa pelle, che poi si riforma. Però continua a lacerarsi. Il liquido da dove fuoriesce? Da quella zona? Sì. Adesso Patrizia, Loredana, prova a mettere le tue mani energetiche insieme con le mani energetiche di Patrizia su quella parte per cercare di dargli un po' più di energia.
E mentre lo fai, mi dici cosa vedi, cosa succede. Della luce, la luce attorno a questa parte che si lacera, si sta cicatrizzando. È sparito. Adesso io conto da 1 a 3 e al mio 3 tu vai alla causa del prurito nella guancia di Patrizia. 1, 3. Vedo in mezzo dei fiori. quanti anni ha lei? È giovane. Ha un vestito stile 800. Che succede? Vai al momento in cui si origina, ha origine il prurito alla guancia che somatizzerà nella vita futura di Patrizia. È una fioraia. Come si chiama? Maria. In che paese vive? Firenze. Quando si crea questo prurito. Viene il marito, un tipo burbero, la spinge, lei cade tra tutti i fiori, ci sono anche le ortiche e si punge tutta la guancia. Guarda quale altra parte del corpo si tocca con l'ortica. È coperta tutta, l'unica parte esposta è la guancia. Guarda se viene toccato anche il braccio sinistro, dall'ortica. Col braccio sinistro, con la mano sinistra, si tocca la guancia e mentre va,
mettere la mano sulla guancia. Sfiora l'ortica anche con il braccio. Adesso una domanda. Perché ha somatizzato questo prurito nella vita di Patrizia, nella vita futura di Patrizia, e soltanto qualche tempo fa, non molto tempo fa, e non prima? Perché? La risposta arriva alla tua mente, come se tu stessa la pensassi. Non so perché. Aveva paura del marito. Adesso dobbiamo lavorare questa paura, perché attraverso la paura ha somatizzato il prurito. Quindi adesso guarda la paura del marito, in quale parte del corpo era localizzata? Su Maria. Le gambe. Come la vedi questa paura nelle gambe? Aveva paura che non potesse muoverle. Era l'unica parte del corpo con la quale si poteva difendere. La paura risiede lì. Che colore la vedi? Verde. Che forma? Circolare. Emette un suono? No. Ha un odore particolare? No. Adesso di Maria, che poi è Patrizia in un'altra vita, di prendere questa paura con le mani se vuole liberarsene e se vuole liberarsi del prurito. Prenderla, staccarla dalle sue gambe e buttarla via come ha fatto prima. Se vuoi, aiutala. Se lei vuole, aiutala. E mi dici cosa fate e cosa succede. La raccogliamo, la buttiamo via, resta incollata nelle mani però. Aiuta a staccarla dalle mani e buttatela via, finché non sparisce completamente, finché non si disintegra completamente. Fatto. Adesso guarda nel corpo di Patrizia, in quella stanza dove in questo momento sei tu fisicamente, e guarda questo prurito che adesso si può staccare dal suo corpo, perché non
c'è più quella paura che lo teneva attaccato e somatizzato. Guarda come la vedi, osserva. Come e dove la vedi? Il turismo. La guancia, le gambe, i piedi. Adesso ti faccio una domanda. Le bolle piene di liquido nei piedi sono Sì. conseguenza di questa somatizzazione? Sì. Quale altro tipo di somatizzazione ha provocato questo incidente dell'ortica? In quale altre parti del corpo? Faccio delle domande. Dammi la risposta alla domanda. Congelamento dita delle mani. È in relazione con questo. No. Le sue giunture dolorose. È in relazione con questo. Sì. Cos'è stata a provocarglielo esattamente? Gomiti e ginocchia. Esattamente cosa? È sempre la paura. Adesso quindi prendiamo la paura nel corpo di Patrizia che sta contenendo il prurito e tutti questi problemi fisici che abbiamo appena elencato e buttiamola via. Di a Patrizia di prendere tutto con le sue mani. Se lei vuole, tu vuoi, aiutala a prenderla con le mani e a lanciarla via. Cosa vedi? Cosa succede? Sono tipo croste, grosse croste. Riuscite a toglierle? Sì. Bene, a uno togliere. Toglietele insieme. E mentre lo fate mi descrivi la scena. Si staccano via tipo un cerotto. Staccatele tutte quante. Fatto. Adesso guarda se oltre la paura, questa somatizzazione era unita ad altre emozioni, ad No. Adesso torniamo un attimo al momento dove si era originato il problema che aveva all'orecchio e dimmi se questo problema è
era in relazione con qualche emozione, come la paura, come la rabbia o come non so quale altro. Dimmi tu se lo vedi in relazione a qualche emozione. Rabbia. Guarda dove vedi localizzata la rabbia. Nel petto una forte rabbia. Era anche la rabbia che aveva attratto Emanuela nel petto di Patrizia. Adesso prende anche questa rabbia, prendetela insieme e buttatela via. Adesso conto da 1 a 3 e al mio 3, Loredana, vai alla causa del congelamento delle dita della mano di tua sorella Patrizia. 1, 2. Sì. Cosa vedi? È rinchiusa. Una baita di montagna. Anno è? Posso È in questa vita o in un'altra vita? un'altra vita. Lei è uomo o donna? È donna. In questo momento, dentro quella baita, quanti anni ha? Sui 30 anni. Come si chiama? Rosi. In che paese vive Rosy? Non lo so, solo che in montagna. È un posto molto freddo. C'è tanta neve. Perché Tanto. chiusa nella baita? Cosa è successo? Cosa succede? La neve blocca la porta. No, Lei è sola in questa baita o c'è qualcuno? è sola. Vai avanti nel ricordo, cosa vedi? Che succede? Lei vuole uscire. La porta si apre di qualche centimetro. Mette le mani per cercare di spingere la porta. E restano lì incastrate. Vai avanti, che succede? Non si può più muovere. Muore lì.
Nessuno l'aiuta, non c'è nessuno. Nel momento in cui muore, da che parte del corpo esce il suo spirito? Dal lato destro. Quando esce dal suo corpo, rimane lì il suo spirito o va via? Rimane lì a guardare un attimo. Adesso dimmi, nel momento in cui rimane incastrata, quali sono le emozioni che sente Mary, Rosy? Freddo, e si stanno congelando le dita, non riesce più a muoverle. Sente paura? Disperazione più che altro, perché nessuno l'ascolta. Qualche altra emozione, oltre alla disperazione? Paura mista disperazione. Guarda questa paura mista di disperazione. In quale parte del suo corpo e del suo spirito si attaccano? Le mani. Come la vedi? Le mani, lei è preoccupata perché è rimasta incastrata con le mani. Sì, Questa emozione rimane nelle mani, energetica. Adesso sì. di a Rosy, di anche allo spirito di Rosy che è fuori dal corpo, e anche tu con il tuo spirito puoi andare lì ad aiutare tua sorella, quella che sarà tua sorella in una prossima vita, se vuoi. E se lei vuole, ad estrarre questa paura di disperazione dalle sue mani e buttarla via. Mi dici cosa succede. Andiamo fuori. Le Chi è andato fuori? il suo spirito. Fuori dalla baita? Sì. Le E la disperazione e paura che era nelle mani? mani sono incastrate verso l'esterno. Ah, ok. Togliamo via. Sono tipo dei guanti. Sono scomparsi questi guanti di disperazione e di paura. Me lo dici, me lo confermi e andiamo avanti. Si sono sciolti tra la neve. Adesso guarda nelle mani di tua sorella Patrizia, in questo momento in quella stanza dove siete, e guarda come le vedi. C'è qualcosa che le circonda. Cos'è questa cosa che le circonda? Qualcosa di nebuloso, oscuro. Fa parte della somatizzazione? Bene, adesso che abbiamo tolto quella disperazione e paura, possiamo togliere tutta la somatizzazione in questa vita di Patrizia. Dì a Patrizia di togliere questa nebulosa. E tu se vuoi e se le vuole aiutare a toglierla e a disintegrarla verso l'infinito, come avete fatto per il resto.
Certo. Adesso con le tue mani e con le sue mani date un po' di energia a quelle dita, rifornitele di energia. Adesso che sono libere, date un po' di energia. E quando avete fatto, riempite e andiamo avanti. Fatto. Adesso io conto da 1 a 3 e facciamo l'ultimo lavoro. Andiamo a vedere dov'è la causa del perché tua sorella Patrizia non dorme bene durante la notte da un annetto a questa parte. Al mio 3 sei lì. 1, 2. Quando sei lì, capisci. L'ombra. Sei la Patrizia dove in questo momento? Sul letto. Cosa sta facendo? Sta dormendo. Cosa vede accanto a lei? Ombra. Ombre o ombra? Più Ombra. di una? Sì. Quante sono? Due o tre. Chi sono? Chiediglielo, puoi chiederlo alle ombre stesse. Sono gli spiriti del luogo. Chiedi, i tre spiriti si conoscono tra di loro? Fanno parte di una famiglia? Vivono insieme? O sono indipendenti? Sono indipendenti. Adesso guarda chi è il più il leader dei tre. Quello più alto. Chi da quello più alto da quanto tempo è morto? Anni. 80. 70. Chiedigli se è triste o se è felice. Si diverte. Si diverte a far cosa? A
a non far riposare la gente. Chiedigli se vuole andare in un posto bello, pieno di energia, pieno di tante cose piacevoli da fare. Sì, vuole andare. Adesso Loredana, facciamo come per Emanuela. Prendilo per mano. Quando ha preso la sua mano, mi ha detto. Sì. Adesso di a questo spirito di prendere per mano anche gli altri due. Lui è il leader, loro lo seguono. Sì. Quando tutti e quattro siete uniti, me lo dici. Ok. Adesso Loredana cerca quella via d'uscita, quel punto luminoso, quel passaggio dimensionale. Sempre sul soffitto della camera. Accompagnale lì, lentamente. E quando sei lì mi avvisi. Ci siamo. Siete già dentro? Sì. Lì come ti senti? Sto bene. E loro tre come si sentono? Sono felice. Aspetta qualcuno che arrivi per loro, che venga a prenderli. È arrivato il figlio di quello più alto. La moglie di quello più basso. Padre dell'altro. Adesso devi andare con i rispettivi compagni e quando li vedi allontanarsi nella luce, mi avvisi e continuiamo. Stanno andando. Mentre vanno, devi dire ai tre di uscire completamente dal corpo di Patrizia e da tutti gli altri corpi in cui stavano. Così non avranno nessuna resistenza ad andare via nella luce. E guarda da quale parte del corpo di Patrizia stanno uscendo. Se stavano nel suo corpo. Vedi qualcosa? Sì, li vedo. Da dove escono? Nonna Patrizia. No, Da dove? arrivano da altre parti. Ecco, stanno uscendo da tutti gli altri corpi in cui erano. Quando sono completamente usciti dalla materia, sono completamente integrati
nella luce, nell'energia, nel viso e andiamo avanti. Ok. Adesso, quando non li vedi più nella luce, quando li vedi andati già via, torna dalla luce e torna nel tuo corpo e nella tua mente, quando ci sei nel viso. Ok. Adesso Loredana, io conto da 1 a 5 e mentre conto da 1 a 5 tu lentamente rientri nel tuo corpo, rientri nella tua mente. E rientri al tempo presente, da dove ti parlo. Stacca qualsiasi connessione con dimensioni altre, con altre entità, con altri ricordi. Adesso sei da sola, con me, nient'altro, nessun altro. Adesso il tuo corpo si sta facendo molto leggero. Puoi sentire questo senso di leggerezza dai piedi, dai tuoi polpacci, dalle ginocchia. Puoi sentire questo senso di leggerezza lungo tutta la coscia, nel bacino. Adesso le tue gambe sono completamente leggere, non sono più affondate nel letto, ma sono così leggere che ti sembra come se volassero. E la sensazione è molto piacevole, straordinaria. Adesso anche la tua schiena si sta facendo molto leggera, dal bacino alle spalle, ogni singolo muscolo della tua schiena si alleggerisce, si scioglie piacevolmente, ogni singolo anello della tua spina dorsale si alleggerisce e la sensazione è molto piacevole. Stupenda. Si alleggeriscono anche le tue spalle, si alleggerisce il tuo petto e si alleggerisce anche il tuo ventre. Adesso tutto il tuo corpo è leggero e ti sembra di volare. Quattro. Anche le tue braccia si fanno leggere. Molto leggere, e anche le tue mani si fa leggera e rilassata la nuca, si fa molto leggera la testa. Adesso tutto il tuo corpo, completamente, anche la testa, sono leggerissimi e ti sembra di volare. La sensazione è magnifica, straordinaria, meravigliosa, ti senti piena di forza, piena di luce, piena di energia, felice, allegra, tranquilla, serena, sei come nuova, sei nuova.
Non riesco ad aprire gli occhi. Adesso io conto da 1 a 3. Al mio 3 i tuoi occhi si aprono. 1. Si stanno aprendo. 2. Sono sempre più leggeri. 3. Apri gli occhi. Adesso i tuoi occhi si possono aprire lentamente, lentamente, senza nessuna fretta. Ok, così. Togli la coperta. Quanto vedo se riesco a riprendermi tutto. Ci sei? Ok. Ah. Ah. Benissimo. Buonasera, eh? Ciao. Ah, ma quanti? Tolgo le cuffie così sentiamo tutte. Sì, chiaro. Ma quanti siete lì? Tre. C'è E poi qua, c'è la vieni piccola qua, di vieni qua. Antonella. Proprio riuscito, eh? Calogero, era lei. Doveva farlo, secondo me. Cioè, è molto ricettiva Loredana. No, potete farlo anche voi. L'unica cosa è che tu, Antonella, eri molto tesa e quindi sei rimasta un po' nervosa, non sei entrata. E Patrizia è entrata in ipnosi, però faticava molto a raccogliere informazioni. Però io potevo fare l'ipnosi con Patrizia, però siccome i punti erano tanti, io Certo. ho pensato, se mi metto con Patrizia finisco a Ma già metà. l'ha impiegato così 3 ore, più di 3 ore? Vabbè, tra tutte. Quindi ho preferito, dato che c'eravate voi, ho preferito farla Velocizzare Tu ti ricordi telepaticamente un po' tutte cose? per velocizzarla, però tu puoi farla benissimo una sessione, Patrizia. L'unica cosa, se tu mi dici, per esempio, no? Non abbiamo toccato per questioni di tempo, non abbiamo toccato la parte della paura. Beh, non l'abbiamo toccata e non toccata, perché Sì, comunque infatti. era riflessa anche negli altri punti. Però dovevamo andare a controllare bene le relazioni future che hai avuto e che non funzionavano. Però per questioni di tempo non ho Ci potuto. vuole Però questo, un'altra. a parte questo, perché vorrei che lo facessi tu personalmente. Ok. Comunque è un'esperienza personale da vivere, cioè Sì, se tocchiamo infatti. un punto, anche se vai lenta, lo possiamo lavorare, però con 8-9 punti ho detto fermiamoci un attimo, vediamo se qualcuno che è lì è più ricettivo, che poi neanche andava tanto veloce Loredana, però già era molto più spigliata, no? Sì, Sì, ci siamo ok. accorti. Quindi dovrei rifarla io per toccare quel punto. Mamma, mi stai E diciamo schiacciando. che non siamo arrivati a farla tutta perché comunque una persona in ipnosi non può stare più di 2 ore, E perché no, certo. si scarica troppo energeticamente. Ok. Sono troppi punti da toccare. Vabbè. Quindi un'altra volta la devi Sì, andiamo fare a vedere. Sì, per un'altra volta. di mattina, Come di ti mattina. senti, che la faccio io, anche se lentamente devo capire. Loredana, come ti senti? Dov'è Dov'è? Qua. Loredana? Ti puoi muovere, sì, no? Bene, Sì, qua. ma ti Bene. ricordi tutto, no? Sì, Come, ricordo. fisicamente come ti senti? Come se avessi dormito un buon riposo. E che ne avevi bisogno? Sì, ne avevo anche bisogno. Proprio Allora, abbiamo riposata. eccellente. I tuoi mal di testa, hai visto chi era? Forse è che tu non ascoltavi, no? Non ascoltavano, non riuscivano a sentire, Ah, io un Sì, ma pochino sì, poco. ma poco sì, perché mi sono avvicinata alla cuffia di Loredana e cercavo di captare qualcosa. Poi Allora, mi sono i tuoi un mal attimo di testa. allontanata. Allora, siamo entrati in sessione che Loredana ha subito captato uno spirito che era in ognuno di voi e Ecco. tu, oh, Antonella, ce l'avevi proprio in testa. Insomma, Vedremo. poi comunque ascolterete tutta la sessione perché è molto lunga. Sì. Comunque, molto bella e interessante, eh? Molto bella. L'unica, ti volevo chiedere Attacca cosa? se la parte mia riesce a coprirla? Certo, intanto vi faccio una domanda a tutte. Sì. Patrizia, tu vuoi che questa sessione venga pubblicata su internet? Sì. Antonella,
Io sì, ma coprimi il viso. Bene. Loredana? Anch'io, coperta il viso, però sì, va bene. Beh, allora a questo punto copro tutte e tre. Vabbè, tutti coperti. Ah. Vabbè, io ho un figlio, quindi non si sa mai. No, vabbè, se volete, ovviamente, copro tutto e buonanotte. No. Vabbè, dai, non c'è problema. Come voi volete. No, vabbè, a Patrizia farla vedere, lei non ha problemi. Va bene, d'accordo. Un'altra domanda? Se voi consigliate a chi sta guardando il video una sessione di ipnosi via Skype come questa? Può dirlo Loredana che l'ha vissuta proprio sì. In pieno? Sì, la consiglio. Ma anche noi che abbiamo sentito, certo che la consigliamo, perché assolutamente quello sì. Che abbiamo sentito, ho detto perché io non ho visto tutto quello che sta vedendo lei. Loredana è stata ricettiva di è più, stata proprio perché era stanca. Loredana era molto stanca. No, vabbè, ognuno ha le sue caratteristiche personali. Loredana va molto più profonda, per questo ho potuto fare tutto il lavoro, o quasi tutto. Tu anche entri in ipnosi, però sei rimasta a un livello un po' più leggero, però io non ho affondato, Non ho affondato. Invece Antonella potrebbe entrare, però in questo oggi era bloccata, era troppo preoccupata, nervosa, non so, l'ho vista un po'. Ma sai, Calogero, questo mal di testa che io ho, che mi sta distruggendo. Ieri sera mi sono coricata con questo mal di testa e mi sveglio stamattina. Ti stava distruggendo. Mi stava, sì, mi sta. Mi ma stava. Allora, quindi, scusa, ti chiedo, tutti questi disturbi che io adesso non ho, non ci sono più? No, te li ho tolti. Questo ora me lo dovrei dire tu. Me lo dirai tu nei prossimi giorni. Lo saprai tu. Non mi incanto. Vabbè, diciamo che se c'è qualcosa di estremamente somatizzato, non è che tutto questo lavoro fisicamente può influire così tanto. Okay. Si può alleviare un po' la sensazione, sì, questo sì. Però se c'è un danno fisico ormai cronicizzato, non si possono fare miracoli. Però l'importante è capire la causa, questo è una cosa che fa accettare il problema, quindi lo si fa vivere in maniera diversa. Quando vivi il problema in maniera diversa, in maniera più positiva, è come se il problema non esistesse. Comunque, adesso metabolizzate tutta questa sessione, okay. Poi nei prossimi giorni fatemi sapere come va. Parleremo, infatti. Ok. Adesso io ti scrivo un messaggio scritto. No, aspetta, io adesso stacco la registrazione. Yes. Rimanete in linea, vi dico due cose precise e sì. Poi... ci dà il file, no? Ora. Sì, adesso ne parliamo. Adesso ne parliamo. Vabbè, ok, può andare di là, era un po' finito. Ti saluto. Ciao, Calogero, ciao, grazie. Ciao, grazie. Dalla mia Sicilia.